scopa e paletta per dare un segnale a tutti quelli che questa terra l'hanno rovinata. I ragazzi e soprattutto i bambini della provincia di Napoli e Caserta in questi giorni stanno volontariamente ripulendo la terra dei fuochi per trasformarla in una terra pulita e sana, libera dall'incuria e dagli scarichi abusivi di persone senza scrupoli. Qui dove la società civile sta lottando contro i roghi tossici, Legambiente e il Ministero dell'Ambiente hanno organizzato una serie di iniziative per insegnare ai più piccoli la corretta gestione dei rifiuti e per coinvolgerli in azioni dirette per la salvaguardia della natura. La risposta dei bambini è stata entusiasta, corale e un po' fantasiosa. Immaginano di riuscire a sollevare tutta quanta i rifiuti che ci sono, portarli all'interno di uno spazio e il supereroe Flash garantisce una raccolta differenziata, veloce ed efficiente per far sparire i rifiuti. Qualcuno ha ipotizzato che Superman li potesse sollevare e ridurre in maniera molto forte, qualcuno ha ipotizzato che Urk, perché Urk questo è il nome del supereroe, potesse portarli e lanciarli molto lontano. Ciò che bisogna trasmettere ai bambini qui più che altrove è la speranza e la convinzione che le cose possono cambiare e migliorare. È assolutamente importante che viene indicata loro una strada che all'insegna della speranza e della possibilità di un cambiamento, di una situazione che è difficile ma non è una situazione definitiva e loro ci possono fare una scommessa per il proprio futuro su questo territorio riqualificato e ritornato ad essere Terra Felix.